Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video. Allora, eccoci qua, oggi andremo a preparare la crostata con il ripieno alla ricotta. Allora, questa è la mia pasta frolla che io ho appena preparato e adesso andrò a mettere ovviamente nel frigo e farò riposare mezz'ora abbondante. Vi lascio qui subito gli ingredienti, ma non vi preoccupate perché nel primo commento troverete il link al video che ho fatto proprio per quanto riguarda la crostata, che ovviamente ogni volta ha una variante diversa, però la base è sempre quella. Allora, comunque sono, scusate per il rumore sempre, ma questo è l'unico punto dove c'è luce dentro casa mia e quindi di conseguenza con la finestra aperta mi entrano i rumori. Sono 300 g di farina 00, 150 g di burro ammorbidito precedentemente fuori dal frigo, 150 g di zucchero semolato, un uovo, un pizzico di lievito facoltativo e io questa volta ho messo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Quindi adesso questa la mettiamo da parte e parliamo subito del ripieno della nostra Eccoci crostata. qua. Come vi dicevo, allora, adesso per quanto riguarda il ripieno ci occorre. Allora, intanto questa teglia credo sia da 20, il diametro da 20. Comunque ci occorrono allora 300 g di ricotta di pecora o di mucca. Io vi posso dire che secondo me quella di pecora è più indicata. Un uovo, gocce di cioccolato bianco o in alternativa quelle fondenti. E 5 cucchiai di zucchero a velo. Io consiglio sempre di assaggiare perché poi ognuno ha il suo gusto. E niente, ora ci vediamo ovviamente per il procedimento della crema, o meglio del, sì, del ripieno, insomma, della crostata, e poi vi faccio vedere come andremo poi a realizzare ovviamente la crostata. Io vi mando un bacione a tutti quanti. Vi saluto, vi ringrazio sempre per i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate sempre un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Eccoci, la pasta frolla è pronta, quindi possiamo iniziare ovviamente a preparare la nostra crostata. Ho dimenticato di dirvi che la cottura sono 180 gradi, forno statico 30-35 minuti. Come ultima cosa, io utilizzerò questo mattarello così, ma ovviamente potete tranquillamente utilizzare quello che avete a casa.